Ben ritrovate amiche e amici, sulla scrivania qua in ufficio a Roma si moltiplicano fogli, richieste, mail, suggerimenti, consigli, appelli, domande. Cerchiamo nei limiti del possibile di rispondere non a tutti, ma a tanti. Il primo saluto e ringraziamento va ai sindaci. Oggi ne ho ascoltati tanti, da nord a sud, dove l'emergenza è più forte e dove ancora non c'è una situazione di allarme. Saluto Desi a Misano Geradadda, saluto dal Piemonte al Veneto, dal Lazio alla Sicilia, chi è da giorni in trincea più calda come in Lombardia e in Veneto. Ancora grazie ad Attilio Fontana e a Luca Zaia per come sono stati fin da subito reattivi, mettendo in sicurezza la salute dei propri cittadini nonostante i dubbi e lo scetticismo di qualche giornalista o di qualche politico. Qualche esempio della concretezza degli amministratori della Lega, al di là dell'appello a rispettare le norme igienico-sanitarie, quindi a rispettare distanze, a rispettare chiusure, ovviamente rimanendo vivi, rimanendo solidali, rimanendo uniti, rimanendo comunità. Però in tanti stanno ragionando, qualcuno lo sta già anche facendo, come portare spesa e medicine a casa di chi non può uscire, soprattutto anziani e disabili. Penso ai comuni di Treviglio e di Telgate in provincia di Bergamo, che hanno allestito un numero telefonico ad hoc per l'assistenza domiciliare a casa ad anziani o disabili per avere la spesa e le medicine. In comune a Novara hanno deciso di sospendere le rette degli asili e di rimborsare quelle già pagate, perché c'è anche il problema di tante mamme e papà che lavorano con i bimbi a casa da scuola, e come Lega abbiamo già chiesto e chiederemo il rimborso allo Stato delle rette pagate, delle mense pagate, delle gite pagate, dei servizi pagati e non usufruiti, e stiamo lavorando per ottenere dal governo anche il rimborso delle spese per le babysitter, per chi non ha i nonni o per chi non ha la possibilità di stare a casa con i propri figli. A Omegna, sempre in Piemonte, si sono ridotte le rette dello scuolabus. Ad Alessandria è stata abolita la tassa di soggiorno. C'è il comparto degli alberghi, del turismo, che ha il disastro. I numeri, io ricordo che in Italia ci sono 34.000 alberghi, di cui 17.000 dimensioni. Probabilmente anche alcuni di voi ci stanno guardando con le camere vuote, con il mutuo da pagare, l'affitto da pagare, i dipendenti da pagare che magari rimangono a casa nei prossimi giorni. Sempre rimanendo al settore bar, ristoranti, in Italia ce ne sono più di 300.000, pensate, la maggior parte dei quali vuoti, e l'invito a chi non abita in zone a rischio, in zone rosse, in zone gialle, è di uscire per quanto possibile, vivendo, sostenendo l'economia, il commercio, le imprese italiane, sempre rispettando le norme igienico-sanitarie, perché la salute viene prima di tutto e di tutti. Ovviamente l'emergenza sanitaria da affrontare adesso è fondamentale, e medici e infermieri sono in prima linea, e va il nostro enorme grazie per gli sforzi che stanno facendo, e speriamo che siano solo un lontano ricordo le polemiche dei primi giorni contro la sanità lombarda, contro gli ospedali lombardi, con addirittura alcune inchieste a carico di alcuni medici in Lombardia. Facciamo finta che non esista più nulla di simile. In Veneto, a Verona, ci sono parcheggi gratis e posticipo del pagamento di alcune tasse comunali. A Varallo, in Piemonte, la restituzione della rete dell'asilo per i giorni di chiusura. A Treviso, altro comune a guida Lega, sospesa la tassa di soggiorno e di occupazione di suolo pubblico anche per i pubblici locali. Questa è la concretezza con cui si sta affrontando l'emergenza. Poi arrivano alcune buone notizie, una da Pavia con nonna Armanda, non penso sia collegata e spero che abbia altro di meglio da fare, però un bacio, perché ha 81 anni, è lodigiana, diabetica, con i traumi post frattura al femore, ha sconfitto il coronavirus in una settimana. Quindi onore a nonna Armanda, che rappresenta la forza, la costanza, la cocciutaggine dell'Italia, che uscirà da questo momento più unita e più forte di prima. Certo, occorre competenza, concretezza e occorrono soldi. Io questa mattina ho incontrato proprio in questo ufficio, fino a pochi minuti fa,
i rappresentanti di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, Antonio Tajani e Giorgia Meloni. Domani alle 11 faremo una conferenza stampa congiunta come opposizione di centrodestra, opposizione dentro il Parlamento ma maggioranza nel Paese, nelle regioni, nei comuni, per portare le nostre proposte concrete al governo. A questo punto siamo stufi di appelli vaghi, l'invito è direttamente al Presidente Conte e al governo attualmente in carica: chiedete responsabilità, idee, proposte. Bene, noi offriamo responsabilità, collaborazione, idee, proposte concrete, però se ci si vuole ascoltare, ci si ascolta, ci si incontra e si lavora insieme. Non si può chiedere la collaborazione della Lega o delle opposizioni e poi fare, forcare, disfare senza coinvolgere nessuno. Responsabili sì, collaborativi sì, propositivi sì, però senza stare alla finestra ad aspettare la decisione o l'indecisione di qualcuno. Ripeto, a proposito di soldi, io ricordo che in passato, siccome lo stesso Presidente Conte parla di richiesta di flessibilità all'Unione Europea, di permesso e di concessioni dell'Unione Europea, no, lo ribadisco, non da segretario della Lega, da leader del centrodestra, non da senatore, ma da italiano. Noi chiediamo di usare per gli italiani i soldi degli italiani. E faccio giusto due promemoria a coloro per i quali qualcosa senza il preventivo permesso dell'Unione Europea è reato di lesa maestà. Nella crisi bancaria del 2008 la Germania usò 300 miliardi di euro per sostenere le proprie banche, 300 miliardi di euro. E più vicini a noi, l'anno scorso Macron in Francia, per placare le proteste dei gilet gialli, spese 17 miliardi di euro in più del previsto. Ora io mi domando se la situazione di emergenza sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo in Italia non permette, anzi non impone alle istituzioni italiane, a chi governa in Italia, di usare per gli italiani, per assumere medici, per assumere infermieri, per costruire nuovi ospedali, i soldi degli italiani. Quindi la domanda che farà qualche giornalista, io stasera sarò da Bruno Vespa: ma dove li prendete i soldi? I soldi sono già in Italia. Gli italiani ogni anno versano allo Stato circa 500 miliardi di euro di tasse. 500 miliardi di euro di tasse. Gli italiani ogni anno producono 1.800 miliardi di ricchezza. Sui conti correnti degli italiani ci sono 1.300 miliardi di risparmi. I soldi non li chiediamo ai finlandesi, ai francesi, ai portoghesi. Vogliamo usare per il bene degli italiani i soldi degli italiani. Sistemare strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie, usare questa occasione di crisi economica che c'è e ci sarà per l'alta velocità al sud, per la dorsale adriatica, per il ponte sullo stretto di Messina, per la gronda di Genova, per la pedemontana. Quindi fare, 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 costruire. Anche perché quando ad aver bisogno furono le banche italiane, il Monte dei Paschi di Siena insegna, 20 miliardi si trovarono sull'Umbria. Si trovarono 20 miliardi per le banche, se ne devono trovare almeno il doppio per aiutare famiglie e imprese. Ripeto, i nostri tecnici stanno lavorando domani come centrodestra, come squadra compatta, coesa e propositiva. Presenteremo queste richieste, molte arrivano anche da voi: lo stop al pagamento delle rette scolastiche, visto che la scuola è chiusa, lo stop ad ogni genere di cartella esattoriale, di tributi, lo stop agli attacchi vergognosi e commerciali che arrivano dall'estero. Qua mi innervosisco, faccio due passi, mi porto in giro per l'ufficio, scusate se tengo il telefono, ma qua il contatto è costante anche con i nostri governatori. Eccoci qua. Quindi, per quello che riguarda l'estero, qualcuno sta usando il virus per degli attacchi commerciali odiosi, volgari, quindi l'appello è a consumare italiano, a investire in Italia, a stare in Italia, a mangiare italiano e, per chi può permetterselo, a fare vacanza qua, visto che da qualcuno non siamo graditi. L'Europa, dicevamo, due riflessioni. Uno, non è possibile che non ci sia lo stesso tipo di controllo in tutti i paesi europei.
In Italia si fanno i tamponi, in Italia si fanno i controlli, in Italia si fanno i ricoveri e nei paesi di fianco no, non si sa nulla, non ci sono gli stessi standard. Ma come, non siamo una comunità, non c'è la libera circolazione, non c'è il trattato di Schengen, non c'è il trattato di Dublino a proposito di immigrazione. Ebbene, ci deve essere un protocollo comune quando c'è di mezzo la sicurezza pubblica, anche perché non vorrei che in Italia si stesse facendo tutto in maniera trasparente per garantire la vita e la salute e altrove magari si passasse sotto silenzio la situazione sanitaria per interessi economici e commerciali. Immigrazione, dicevamo, l'allarme arriva per le centinaia di migliaia di immigrati al confine fra Turchia e Grecia, perché secondo diverse informazioni non sono di provenienza solo siriana ma anche iraniana, e l'Iran è uno dei paesi più colpiti col più alto tasso di mortalità del virus. Quindi non è un problema semplicemente di controllo delle frontiere, di difesa dell'interesse nazionale, europeo e continentale, è un problema di salute pubblica. Dai confini extraeuropei possono entrare ulteriori problemi. Quindi mai come adesso chiudere, bloccare, controllare, isolare, prendere e proteggere. Questo è. Intanto sta andando avanti la ricerca di infermieri, in Regione Lombardia ce ne sono 700 in lista dei concorsi passati a cui verrà proposta l'assunzione a tempo indeterminato per aiutare i reparti. Altri 250 infermieri avranno una laurea più veloce per essere inseriti anche loro nei reparti. Si stanno richiamando medici in pensione, sono stati allertati alcuni medici che arrivano dall'esercito, quindi più di quello che i nostri governatori, i nostri sindaci stanno facendo a livello locale è impossibile fare. Li ringrazio di cuore, perché non vanno in televisione, perché non vengono intervistati dai giornali, però veramente stanno in ufficio, stanno in frontiera, stanno a contatto con gli anziani in casa di riposo o con i genitori, con le scuole chiuse giorno e notte. Quindi noi abbiamo ben chiaro in testa cosa fare, speriamo che tutti abbiano ben chiaro in testa cosa fare. Siamo al momento all'opposizione, potremmo stare seduti, silenziosi, zitti e aspettare che altri facciano, perché altri sono pagati per fare, e invece anche grazie a voi noi raccogliamo minuto per minuto segnalazioni, richieste, esigenze, proposte. L'emergenza sanitaria è quella più importante, l'emergenza economica già si affaccia. Ci sono alcune stime che parlano di mancata produzione, mancato lavoro, mancato export e mancata ricchezza in Italia nei prossimi mesi per quasi 100 miliardi di euro. Questo è, non sono numeri estratti al lotto, I numeri ci arrivano dai produttori, dagli autotrasportatori, dagli albergatori. Io ho sentito stamattina alcuni amici a Venezia con gli alberghi desolatamente vuoti, Parma, capitale della cultura, disdette di migliaia e migliaia di persone. Perfino nello splendido sud, in Sicilia piuttosto che in Sardegna, c'è qualcuno che sta dall'estero disdicendo le vacanze estive a luglio e ad agosto. Questo per farvi capire per quanto tempo bisognerà combattere per risollevare questo paese. L'invito è a non aver paura, a fidarsi degli esperti, ad affidarsi a chi governa i territori. E io sono a vostra disposizione per fare da tramite fra sindaci, governatori, ministri, sperando di essere ascoltati. Ecco, noi facciamo proposte ormai da giorni e giorni. Per chi ci sta seguendo, la Lega ha fatto proposte sul turismo, sulla cultura, sul commercio, sulle partite IVA, sull'edilizia, sulle palestre. C'è un tema di cui si parla pochissimo, ma sono decine di migliaia di lavoratori. Quante sono le palestre chiuse, i corsi sospesi, pensiamo alle attività sportive, pensiamo ai bar, alle attività commerciali, pensiamo ai taxisti fermi in coda a Roma, vuoti, in attesa di passeggeri che non arrivano. E quindi è un momento in cui essere orgogliosi di vivere, lavorare o tornare nessuno. Quindi grazie, ci aggiorniamo nel stiamo dietro alle notizie minuto per minuto. E per quello che riguarda, ripeto, l'Europa, che è la grande silenziosa
di questi giorni, di queste settimane, non è più il momento, e questo lo diremo se ci ascolterà e se ci incontrerà, al presidente Conte e a chi per lui dei suoi ministri. Non è il momento di chiedere di poter aiutare gli italiani, è il momento di aiutare gli italiani, punto. I vincoli europei, le regole europee, le gabbie europee vengono dopo. Anche perché, ripeto, quando si è trattato di aiutare le banche tedesche lo si è fatto, quando si è trattato di aiutare le banche italiane lo si è fatto, quando si è trattato di aiutare l'economia francese lo si è fatto, adesso tocca a mamma e papà italiani, ai medici, agli infermieri, ai volontari del 118, agli operatori del 118, a cui va un grazie immenso perché stanno rispondendo a chiamate su chiamate su chiamate su chiamate, quindi grazie anche allo splendido mondo del volontariato in Italia. Passo e chiudo perché qua fra mail, telefonate e WhatsApp la giornata è piena, però penso che non sia mio diritto ma mio dovere raccontarvi quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Penso che ci sia bisogno di sapere, di capire, di conoscere. Chi nasconde la verità, chi nasconde i numeri, chi nasconde le idee, le proposte, evidentemente perché non ne ha. Noi le abbiamo, possono piacere o non piacere, ma quello di cui stiamo parlando penso che sia di comune buonsenso. L'accesso al credito per le imprese, l'assunzione straordinaria di medici e infermieri, la cassa integrazione in deroga per chi lavora nel turismo, per artigiani, commercianti e partite IVA, il popolo dei piccoli, dei produttori, degli italiani dimenticati, che stanno perdendo ore e giorni di fatturato, di lavoro e che rischiano di non essere risarciti da niente e da nessuno, perché le grandi aziende sono coperte, i piccoli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori, i liberi professionisti. Noi abbiamo chiesto di sospendere gli ISA, gli studi di settore per i liberi professionisti, di sospendere l'IRAP, la tassa sul lavoro per aziende che non stanno lavorando, gli anticipi IVA. È evidente che va rivisto tutto. In un momento straordinario vanno fatte cose straordinarie. E noi ci siamo. Grazie di cuore.